Beh, ricordi di Ennio Morricone ne ho moltissimi. Quello che mi ritorna spesso in mente, riguarda i momenti in cui io lo andavo a trovare a casa sua e lui si sedeva al pianoforte e mi faceva ascoltare le idee musicali che gli erano venute in mente, ne parlavamo. E talvolta lui le modificava in base a quello che ci dicevamo. Ecco, quei momenti lì, sono forse i ricordi più belli, insieme ai momenti in cui poi stavamo insieme a pranzo, a cena, come due amici che si raccontavano le loro storie, a prescindere dal lavoro che facevano. Quindi, ecco, questi momenti sono quelli che ricordo di più e forse sono anche i momenti che mi mancano di più. Beh, parlavamo della musica, del cinema, parlavamo della nostra vita, delle nostre problematiche familiari, come quello di cui si parla tra amici, dei propri ricordi, del proprio passato, dei propri desideri, dei propri progetti. Parlavamo un po' di tutto, ecco, come se fossimo quasi coetanei, anche se non lo eravamo. Allora, intanto saluto gli spettatori del Giappone che vedranno questo mio film dedicato a Ennio Morricone. Spero che il film possa essere di proprio gradimento. Spero che il film riesca a dare delle informazioni sulla vita di Ennio Morricone, in modo che gli spettatori che amano la sua musica possano anche conoscere lui dal punto di vista umano, dal punto di vista della sua storia personale. Quindi vi ringrazio moltissimo per aver scelto di vedere Ennio e spero veramente che vi piaccia, così come è piaciuto a me realizzarlo e a tutti i miei collaboratori. Grazie. E buona visione. Grazie. Ennio Morricone、ペンと五線譜のみで作曲する映画音楽の巨匠。2020年他界。Vedere un film giapponese e mi spiegò che per un pugno di dollari aveva qualcosa di questo film. 世界中の映画人から認められるも。波乱万丈の人生だった。Dopo la terza volta la nomination. Che sono certo che non lo prenderò. Ryuichi Sakamoto, David Byrne e Quan Su for the Last Emperor. Ho detto a mia moglie: in 1970 smetto di fare il cinema. Adesso non dico più niente. Scrivendo io volevo la rivincita. コーネ、映画が恋した音楽家。